fatto di avere a disposizione queste moderne tecnologie ci permette di programmare nei linei in particolare qualsiasi intervento chirurgico. Questo è un esempio dei molteplici interventi che possono essere programmati e studiati a banco. È stato realizzato grazie all'attacca e alla macchina produttivizzatrice in scala 1 a 1 il mascellare del paziente che noi andiamo ad operare. In questo caso noi andiamo a posizionare degli impianti tradizionali e degli impianti zigomatici che si vanno a fissare appunto allo zigomo del paziente. Questo intervento permette ai pazienti che hanno portato per anni protesi mobili e che non hanno più osso per posizionare impianti tradizionali di poter avere nel giro di 2 giorni una protesi totale fissa. Quindi ha rivoluzionato un po' quello che era l'odontoiatria. Si tratta vero e proprio di intervento di chirurgia maxillofacciale. Questo prototipo ci permette quindi di simulare almeno una volta prima di entrare in sala operatoria l'intervento, studiare esattamente la tipologia di impianti, le misure e quindi andare in sala operatoria con maggior sicurezza sia da parte del chirurgo e di conseguenza anche nei riguardi del paziente stesso. L'attacca eseguita al paziente subito dopo l'intervento ci permette di controllare la precisione dell'operato chirurgico, quindi tridimensionalmente noi abbiamo idea di quello che è stato eseguito in sala operatoria. Qui infatti abbiamo l'abbinamento di 2 tipologie di impianti, gli impianti tradizionali lunghi circa 15 mm e gli impianti, come potete vedere, zigomatici, che si vanno appunto a fissare al zigomo del paziente, lunghi dai 4 ai 5 cm. In questo caso, grazie a diverse tecnologie e alla capacità dello specialista, l'intervento è riuscito perfettamente.